tutti carissimi amici di HP Girl Biker e HP Bikers, e benvenuti in un nuovissimo video bla 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 bla. Mi sono impeppinata tutta. Questo sarà un video ignorante, infatti a momenti già in culo uno, ecco, così, pronti via. Oltre all'ignoranza di questo video, vi dico che tanti di voi mi hanno detto: ma perché non smonti il DP Killer? Ve la spiego subito la ragione, perché smontare il DP Killer o togliere il DP Killer dalla marmitta originale del KTM Duke o 125 o 390, perché come sapete sono uguali identiche le marmitte, è un vero macello, perché non è che si può semplicemente pinzare e tirare per far uscire il DB Killer come nelle Akrapovic o eventualmente in qualche Arrow o così. No, KTM ha voluto proprio complicarci la vita in ogni senso possibile. Levatevi dal cazzo! Dai! Qui c'è Stani Multanova, non mi pare il caso di superarlo, però l'ignoranza ci vuole, eh? Ti può prendere sto dosso? No, ma è basso, chi se ne frega? Vabbè, allora praticamente per saccare il signor DP dovresti, o io dovrei in questo caso, staccare completamente la marmitta, compreso catalizzatore, tutte quelle cazzate lì che vabbè, fai prima a cambiarla davvero da capo. Comunque, dopodiché praticamente devi srivettare totalmente la parte anteriore della marmitta e lì togliere la pasta nera che c'è dentro, quindi bisogna avere gli attrezzi giusti, che non ho per farlo perché non sono una meccanica. Dopodiché dare due scampanate al DP Killer stesso, ovvero proprio sradicarlo, probabilmente buttarlo via, cioè il macello. Di conseguenza si invalida la garanzia della moto in questo caso, ritengo, a meno che poi non si vada a comprare una Krapovic e non ci si presenti sempre con la Krapovic. Il DP Killer non è più rimettibile a meno che non vogliate rismontare completamente lo scarico, e poi comunque non verrebbe sempre un lavoro ad hoc. Chiariamo bene questa cosa, cioè proprio non ce n'è. Sostanzialmente spiegato in brevissimo perché la sottoscritta non ce l'ha neanche per una balla di togliere il DP Killer dalla sua moto, dalla sua marmitta originale, perché mi conviene di più pigliare veramente una Krapovic, spendo meno, non invalido la garanzia della moto e posso levare il DP Killer senza avere troppi problemi. Ma chi ce l'ha 600 euro da prestarmi? Ah, perché io non ce l'ho, giusto per dire, eh? Quindi al prossimo che gli venisse in mente di dirmi di staccare la marmitta, per favore si ricordi di questo video, oppure lo rimanderò al link diretto qui, perché sono stanca di sentirmelo chiedere. Te non mi puoi andare a 10 all'ora, dai. Cazzo, lo potevo superare, che palle, sono una cogliona di merda. Ma niente, lo supero ora. Sappiate che quando sentirete un suono diverso è perché ho cambiato lo scarico, e sappiate che lo cambierò solo ed esclusivamente qualora
nel caso in cui o diventassi veramente molto 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 famosa su YouTube, e allora avrei i soldi per poterlo cambiare, oppure se dovesse arrivarmi delle donazioni cospicue tra tutte le live che facciamo da voi, se dovessero arrivarmi abbastanza soldi per prendere lo scarico di mio gusto, in tal caso allora lo cambierei. Ecco, una bella rotonda ammazzata, porca puttana troia. Spero che la spiegazione del perché il DB Killer rimarrà ancora a lungo, ma proprio per sempre, nella mia motina, nel mio scarico originale, vi sia piaciuta e vi sia stata soprattutto esaustiva, perché insomma, diciamocelo, in tanti continuano a dirmi di cambiare lo scarico e fin lì posso capire che possa non piacere lo scarico originale, anche se secondo me ha un, non so, un discreto, certo non fa come una Krapovic, però quando si apre bene c'ha tutto quel suono molto carino che lo fa sembrare molto una moto veramente anche di più alta cilindrata. Non fa il casino così forte, ma il rumore è estremamente simile, ecco, per intenderci. Spero di avervi portato una quantità di ignoranza sufficiente in questo video per non farvelo apparire noioso, perché purtroppo sto girando da sola. Sono gli ultimi girettini che sto facendo perché per via di problemi familiari non posso muovermi la domenica, e questo è un peccato, perché la domenica è là che faccio i giri lunghi, che imparo le cose, che mi diverto come una bambina per davvero. Invece qua devo sempre andare in quelle due o tre stradine che si sa che non c'è limite, perché non ci sono cagapalle o multa, no, ma non è possibile, dai, ma perché si va a 10 all'ora qua? Non si è capita sta cosa? Questo alla freccia destra, alla freccia sinistra, va a destra, si ferma, si fa i benedetti cazzi sua. Ma che cazzo? E queste? In mezzo alla strada così? Sono le battone che va a recuperare il tizio là col BMW, il Mercedes, cazzo era? Sarebbe tutto da ridere sta cosa. Ma visto che non sono cazzi mia, diciamo che vado avanti a fare il mio videino e siamo a posto così. Il momento di ignoranza, ragazzi, mi sa che è finito. A questo semaforo non so se ve lo ricordate, ma ho rischiato di biarci una multa fantastica. Va bene, ragazzi, io direi che con questa scatatina è arrivato il momento di salutarci. Almeno per questo video. Io vi saluto ora, davvero, vi do appuntamento al prossimo video. Tu con la moto te sto a raggiungere. Ciao. Ciao collega. Ciao. Ciao. E un saluto da Capigirl Biker, che adesso se la gode col motociclista qua, che non so che cacchio sta facendo, perché vai così piano te. Ciao.